Amici, amanti degli anni 80, un pochino degli anni 70, perché no, anche un po' degli anni 90, ma in questo caso soprattutto appassionati di recuperi da mercatino. Devo essere sincero, sono dei recuperi che risalgono a mesi or sono, solo in questo momento riesco a trovare il tempo per farne un filmato, quindi non mi ricordo esattamente il prezzo pagato, credo siamo intorno ai 30 euro per tutto. Non mi ricordo esattamente cosa ho comprato, quindi lo scopriremo assieme, ma vi posso confermare che posso soddisfare tutti i palati, nel senso che ci sono i robot, ci sono le action figure e ci sono le immancabili macchinine. Dunque, recuperi da mercatino, precisazione, è stato un mercatino chiamato Mercatino dei Bambini, è il classico evento che in questi comuni si svolge una o più volte l'anno, dove appunto il comune in oggetto dà in usufrutto un luogo, tipo un parcheggio, una piazza, ai bambini, accompagnati dai genitori, possono vendere i loro giocattoli usati, i loro oggetti usati. È un luogo interessante per noi collezionisti perché è vero, ormai oggetti degli anni 80, 70 non si trovano più, però diciamo che quando si trovano sono proposti a prezzi simbolici e irrisori. Vediamo cosa ho trovato. È un pronti partenza via e proprio di robot si tratta e come appunto accennavo, robot moderni. Questo è un Transformers, si vede bene che è moderno dalla plastica e anche dalla, diciamo così, raffinatezza delle articolazioni, penso che sia proprio degli anni 2000. Beh, ecco, io normalmente non li colleziono questi, però molto probabilmente mi sarà costato un euro e poco più, e reputo che comunque nel design ricordi molto i Generation One, quindi lo lasciamo qui. In piedi non so se ci sta. Poi, un po' rotto, è un aereo della Matchbox. L'ho comprato, ne avevo comprato circa 5 o 6, non ricordo più, perché insomma è del 1976 non è consueto trovare gli aerei, si trovano facilmente le macchinine, ma gli aerei è un po' più difficile. Machine Robot GoBot, direi completo, direi, sì, direi completo, e quindi si tratta, anche se è di un machine robot, si tratta comunque pur sempre di un robottone anni 80, molto bello, sinceramente, in queste condizioni è raro trovarle. Altro aereo Matchbox, come vedete, parecchio conciato, ma faceva parte di un lotto. Altro aereo molto bello, peccato che gli manca la ruotina davanti perché è veramente bello. Penso sia un MiG, qualcosa del genere. Veramente bello. 1977 Matchbox, puro metallo. Si sente tenendolo in mano. Polystyle, non mi ricordo più come si chiama questa macchina. Però devo dire, mi piace tantissimo. La livrea nera sulle vetture di Formula 1 mi piace tantissimo. È il classico piccolo team motorizzato, mitico Cosworth Ford, che in mano a un determinato pilota in determinate condizioni negli anni 70 si giocava anche la vittoria. Poi vediamo un pochettino. Simpatico Megazord, non è ufficiale, non è marchiato, ma devo essere sincero, quando lo trovo lo compro spesso perché allora innanzitutto si trova a pochissimi euro. E poi mi piaceva il meccanismo, no? Che praticamente c'è una sorta di, adesso si è bloccati, di retrocarica e si poteva usare in due configurazioni. È una stupidatina ma simpatica. Dunque, Mini 4WD è moderna, ecco, non saprei neanche se è marchiata Tamiya, dovrei verificare bene. Sì, mi sembra marchiata Tamiya. Telaio Super Z. Adesso dovrei TZX, poi beh, gli appassionati mi diranno qualcosa. È comprata perché comunque a pochi euro. Il motore è classico,
Allora, devo dire che ho comprato un sacco di roga per 30 euro. Questo che cavolo è? Un power render di una tristezza unica? Andiamo qui. Allora, ho comprato un sacco di roba. Escavatore, conciato veramente male, devo essere sincero, perché l'ho comprato, non lo so, spostiamo il sacchetto. Baxinger, conciato malissimo, poverino. E molto probabilmente sono cose che ho acquistato a un euro, non è che... Poi, vediamo un pochettino. Aeroplano, oh, questa volta messo molto bene, carino, molto bello questo aeroplano. Mi piace che è tutto in puro metallo, mettiamolo qui. Cerco di andare veloce perché le cose sono veramente tante. Ferrari testa rossa, Biburago, scala 1,43. Simpatica, bella. Ferrari 348, 1,43. Simpatica. Conciato un po' male, Brabham, Formula 1, Polistil, 1,55. La mettiamo magari qui. Altro aereo, molto bello, peccato che si è rovinato l'elica. Molto bello comunque, mi piace. Sempre della Matchbox. Quante cose ragazzi, quante cose. Porsche Turbo, bellissima questa. È una macchina che da bambino mi piaceva tantissimo e anche quando avevo preso la patente volevo comprarla, devo essere sincero. Poi mio padre mi disse, no, una Porsche con un motore posizionato anteriormente, a parte che non c'erano soldi, ma comunque anche se ce l'avevano non mi permetteva di comprarla. Bellissimo, molto bello, tenuto bene, Matchbox, puro metallo, molto bene. Ragazzi, ho comprato veramente di tutto, Mini 4D Audi, simpatica, figata questa cromatura di questa Mattel, lui è caduto, 1978, che bella! Peccato che le ruote sono andate un po' a farsi benedire. Ne approfittiamo che lui è caduto per farci un po' di spazio. Tartaruga Ninja, marchiato sì, marchiato no, non lo so se è marchiato, non riesco a vedere la data, ma mi sembra quella originale, diciamo così, degli anni 80. La mettiamo qua tra un aereo e l'altro, così, perché lo spazio è proprio... Ma quanti cavolo di aerei ho preso? Questo è veramente bello, è anche completo, bellissimo. Stupendo ragazzi, qui già penso che i 30 euro ci siano tutti, non so cosa cavolo ho comprato. La domanda è dove cavolo li metterò, peccato per l'elica di questo, molto bello. Altra tartaruga ninja un po' particolare, simpatica comunque, versione spiaggia direi, versione surfista. Molto bella questa vettura. Bellissima. Stiamo parlando delle mitiche Hot Wheels. Qui qualcuno ha perso il parrucchino. Vediamo un po' se riusciamo a mettere il parrucchino. Questo qua fa parte della serie di Hercules. Perché li ho presi? Non lo so nemmeno io, non lo so. Non sta neanche in piedi, cos'è che ci facciamo? Vabbè, lo mettiamo a dormire così. Hercules. Questo cosa faceva? C'è qui un leverismo, ma non so cosa faceva. La serie di Sam Raimi. Bellissima Buggy, veramente molto bella. Ragazzi, quanta roba ho comprato, dove cavolo la metto? Altra micro machine, Porsche, mettiamo qui. Bellissima, Matchbox, no, anzi una Corgi Junior, ancora più particolare in un certo senso. È una sorta di Formula 1, ma in realtà questa è una evoluzione, in chiave un po' fantasy, della Formula 5000. Formula 5000 è esistita veramente. Era una sorta di quella che oggi forse conosciamo come Formula 2, che poi era la Formula 3000. Cioè, era una sorta di campionato con vetture potentissime, monoposto, che si correva più che altro anche in America. Bellissima, molto bella, sempre Biburago, 1,43, molto bella.
Altra Biborago 1,43, bellissima questa livrea, stupenda direi, molto bella. La mettiamo qui. 8 Wheels. Sto cercando di capire l'anno, ma non so. Però bella, molto bella. Vettura molto bella, modello molto bello. Mitico Concorde, veramente bellissimo. Io amo questo aereo, amo la sua storia, veramente meraviglioso. Solo negli anni 80 una bestia del genere poteva volare, in un certo senso. Ferrari è conciata male qui, purtroppo qui è conciata veramente male. Beh, si può rimettere a posto, comunque un po' di pazienza. Altra Porsche con motore anteriore. Mi ricordo più come si chiamava, la 928. Corvette, molto bella. È lo stesso modello in un certo senso di quello che usava Sberla nell'E-Team, ma qui nella versione corsaiola. Questa è una vettura particolare, io ce l'avevo da bambino, funzionava in un modo particolare, qui purtroppo è rotta, prende le fattezze da Pontiac, che poi è la vettura da dove appunto si prenderanno i riferimenti per la mitica supercar, diciamo così, però qui doveva funzionare in qualche modo, che purtroppo è rotta, pazienza. Questo non so cosa sia, è un classico acquisto di tristezza. Non lo so. Ultimo ritrovamento. Qui, mettiamolo via. Porsche, priva di adesivi, conciata un po' male, diciamo così. Comunque sempre Biburago, scala 1,43. Insomma, direi che ho fatto un bel casino e a questo punto la domanda è una e una sola. Dove metto tutta questa roba?